Dopo aver realizzato la prima fase della commessa, vedete, dopo aver progettato la commessa e quindi dopo aver avuto la possibilità di visualizzare, stampare o trasformare in PDF il progetto della commessa, andiamo avanti. La commessa quindi parte, diciamo, sono stati stabiliti i requisiti, le fasi, i costi, quindi ognuno sa che cosa deve essere fatto. Quello che deve essere fatto, deve essere realizzata la progettazione, quindi la progettazione esecutiva, devono essere realizzati gli impianti, devono essere realizzati i pavimenti e così via, c'è una data di inizio, una data di fine, e quindi comincia fondamentalmente il lavoro. A questo punto le attività di lavoro, dal responsabile che gestisce la commessa, da un manager, dal titolare delle aziende, comunque cominciano a essere registrate. Andiamo quindi nella fase successiva, che è la fase di, vedete, la sezione registra. Andiamo in corrispondenza di lavoro e qui quotidianamente possiamo segnare tutte le attività che vengono svolte di lavoro. Ad esempio, facciamo un esempio, io già ne ho segnate molte, vedete, in corrispondenza del giorno magari 24 marzo il lavoratore Mario Rossi ha impiegato 6 ore per la fase di impiantistica dedicata al requisito della flessibilità. Vedete, ho registrato una attività di lavoro. Poi il giorno invece 30 il collaboratore Silvia Bianchi ha impiegato 7 ore di lavoro nella fase della progettazione relativa al requisito della innovazione. Quindi mi registro tutte le attività di lavoro di volta in volta che vengono svolte sulla commessa. Ovviamente vedete che è negozio Cappetti, che ha un codice identificativo 26, proprio per tenere sotto controllo tutto quello che viene fatto e avere poi ovviamente successivamente la possibilità di consultare chi ha fatto cosa, quante ore ha impiegato, non soltanto, ma quante ore sono state impiegate magari nella fase di pavimentazione piuttosto che nella fase di impiantistica. Questo mi serve ai fini del controllo di gestione. E c'è poi un totale che mi viene riportato. Al momento sulla commessa sono state lavorate in tutto 101 ore. Se vado in corrispondenza di lavoratori, vedete in basso, questa è una scheda di registrazione in cui quotidianamente inserisco chi ha fatto cosa, quante ore ha impiegato in quale fase e per quale requisito. Se vado invece nella scheda lavoratori, io ho la possibilità di consultare attraverso un filtro ben preciso. Stiamo parlando della commessa negozio Cappetti, per cui seleziono la commessa negozio Cappetti e clicco su vai. Mi fa vedere, vedete, tutte le ore di lavoro della commessa Cappetti. Poi voglio vedere sulla commessa Cappetti che cosa ha realizzato, qual è il lavoro che ha svolto solo Mario Bianchi, per cui ho selezionato commessa Cappetti, ho selezionato lavoratore Mario Rossi, scusate, clicco su vai e mi fa vedere che in totale Mario Rossi ha lavorato 22 ore sulla commessa Cappetti, mi riporta proprio le date in cui ha lavorato e le ore corrispondenti a ciascun giorno e mi dice in particolare a che cosa si è dedicato. Anche questo, diciamo, report può essere stampato, questo risultato dell'interrogazione, per dare evidenza a Mario Rossi, dice guarda, tu hai fatto questo lavoro, oppure può essere addirittura trasformato, vedete, in un foglio Excel, riepilogo che posso chiamare riepilogo di lavoro di Mario Rossi. Me lo trasforma in Excel per probabilmente dei controlli successivi che voglio fare sul lavoro. Chiudo il mio software di gestione commessa, vedete, e mi ritrovo in Excel, quindi su questo dato, su questo foglio Excel, proprio
effettivamente, scusate per l'interruzione, ha fatto Mario Rossi. Vedete l'ID della commessa è il 26, il titolo della commessa, ovviamente negozio Cappetto, l'operatore Mario Rossi, mi dice le ore, il requisito, la fase. Ha trasformato la mia interrogazione in un foglio Excel. Non salvo.